Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è Carlos Tevez in questa versione inedita dei Classic Americas International Heroes. Cosa sono? Sono praticamente delle carte speciali che la EA ha voluto fare per celebrare gli eroi, diciamo, del passato delle nazionali. Infatti, oltre a Tevez, in questa carta troviamo anche Kakà, Cambiasso, molto 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 potenziati. E se non dico una cavolata, dovrebbero essere in alcuni casi le statistiche dei FIFA passati, quindi delle carte decisamente niente male. Ma comunque, iniziamo subito ad analizzare questo giocatore e andare a vedere i suoi punti di forza e le sue debolezze, sempre che ne abbia. Iniziamo subito dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità, troviamo un bel 91 sulla carta. Il 91 si divide in 94 accelerazione e 88 velocità. Significa che se magari nei primi 10 metri sullo scatto è molto rapido, perde qualcosina in velocità, però è comunque difficile da prendere. Per quanto riguarda il dribbling, troviamo un bel 91 sulla carta che nasconde delle statistiche niente male, come ad esempio il 94 equilibrio, che in game risulta essere molto 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 utile, perché non avendo le 4 stelle skill, magari diventa per alcuni un po' più difficoltoso superare l'avversario, mentre invece con questo dribbling e con quell'equilibrio magari riesce a passare in mezzo molto più facilmente rispetto ad altri. Ci sarebbe da dire che, per quanto riguarda l'agilità, che è un valore abbastanza bassino, però vi assicuro che in game rende decisamente di più di quello che sembra. Per quanto riguarda il tiro, invece, troviamo il pezzo forte di questo giocatore, un bel 90 sulla carta, con statistiche già alte di suo, come ad esempio il 92 di forza tiro. Però vi assicuro che in game sono tutt'altra cosa. Entrano delle bordate che mi stupisco della potenza con cui le tira, sinceramente. Oltre ad avere anche un ottimo posizionamento ed è sempre al posto giusto nel momento giusto. Unica pecca, tra parentesi, sarebbero i calci di rigore. Però, come mi è capitato di dire altre volte, in questo gioco il valore per quanto riguarda i calci di rigore conta veramente poco, in quanto anche un portiere li può tirare tranquillamente. Passando alle statistiche difensive, al solito, visto che parliamo di un attaccante, le saltiamo. L'unica da menzionare sarebbe la precisione testa, ma qui troviamo un valore abbastanza basso di 65, che automaticamente diventa quasi un contro. Infatti, i colpi di testa in generale per questo giocatore sono una delle pochissime debolezze, perché è basso e non ha neanche tante elevazioni. Andiamo al passaggio. Per quanto riguarda il passaggio, troviamo un bel 83 sulla carta. No, da menzionare per quanto riguarda il passaggio sono l'effetto un bel 91 e la precisione punizione 89. Infatti anche qui nei calci piazzati è un giocatore decisamente ottimo. Con quella forza tiro, quell'effetto e quella precisione basta essere un attimo esperti tra virgolette appunto nei calci piazzati e anche lì entra molto facilmente la palla. Sempre per quanto riguarda il passaggio volevo aggiungere che anche se vorresti usarlo COC è ottimo. Perché con l'86 di passaggio corto si sente e in game rende come dovrebbe, anche grazie a Worket di alto alto. Per finire andiamo al fisico, altro pezzo forte in assoluto di questo giocatore come sappiamo più o meno tutti. Un bel 88 sulla carta con un 95 di stamina che lo porta a correre fino al 90° come un disgraziato senza stancarsi. Un bel 90 di aggressività che lo porta a pressare sempre il portatore di palle, anche grazie a Worklet, come detto prima, di alto alto. E un 84 di forza fisica che, se devo essere sincero, in game sembra qualcosina in più. Perché riesce a spostare i difensori come nulla. Sicuramente sarà gra anche grazie all'equilibrio, però ritengo appunto che quell'84 di forza fisica sia un po' inveritiero. Detto ciò, andiamo velocemente a riepilogare i pro e i contro. Tra i pro troviamo velocità, dribbling, tiro, i calci piazzati e anche il passaggio appunto se volete usarlo come COC, oltre ovviamente alla stamina e alla forza fisica. Tra i contro troviamo solamente i colpi di testa, perché veramente è l'unico difetto che gli si può trovare a questo giocatore. Magari qualcuno potrebbe dire, ah ma ha 3 stelle skill e 3 stelle piede debole. Per le 3 stelle skill l'ho detto, non servono più di tanto, visto che parliamo comunque di una punta. Per le 3 stelle piede debole, anche quelle sono abbastanza imperitiere, perché destro-sinistro è riuscito a segnarmi con entrambi i piedi, quindi non me la sono sentita di metterlo tra i contro. Come voto finale, io ho dato un bel 9 perché se lo merita. Avrei voluto dare 10, però essendoci il TOTS, ed essendo appunto questa versione un po' più scarsa in tutto rispetto al TOTS, se dessi 10 a questa versione, al TOTS dovrei dare 15-16, e la cosa non ha molto senso, sinceramente.
E nulla, con questo il video termina. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, vi ricordo di passare dai nostri social e commentate per farci sapere cosa ne pensate in generale della review, del giocatore, eccetera, eccetera. Un saluto!